Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Come avete letto nel titolo, si ipotizza una cura per la sindrome post-finasteride. Non voglio illudere le persone che ne sono affette, però sono dei risultati interessanti al momento applicati sull'animale, sulla cavia, ma chiaramente estendibili poi anche all'uomo e quindi alle persone che soffrono di questa sindrome, da molti non riconosciuta, non diciamo così, accolta anche da un punto di vista della medicina classica, caratterizzata da una coacervo di sintomi. Personalmente nel mio lavoro mi confronto con il ragazzo che riferisce un calo del desiderio sessuale, quindi un calo della libido, stanchezza cronica, alterazioni anche tangibili, ad esempio della fertilità, e sempre legate all'assunzione di finasteride, più delle volte per motivi di contrast per contrastare l'alopecia androgenetica. E da un punto di vista quindi sintomatologico, a distanza anche di tempo dalla sospensione della finasteride stessa, questo coacervo di sintomi che addirittura, e qui però ci affacciamo nel mondo della psicologia, portano anche a depressione e addirittura in casi estremi tendenza al suicidio. Ma sono casi estremi di cui non ho assolutamente interesse a parlarne, non vorrei enfatizzare il problema della persona, però sicuramente delle ripercussioni sulla sfera sessuale ci sono. Allora ecco che si sta cercando una cura, perché spesso qual è il problema? Che a livello di esami ematochimici non ci sono poi dei numeri che permettano di giustificare i sintomi della persona. Spesso il ragazzo che si confronta, visita con me, mi porta un assetto ormonale che direi è perfetto, ma la persona ha dei problemi, quindi sicuramente il problema è collegato a circuiti neuronali, a dei network che non riusciamo a codificare, a individuare con le banali analisi del sangue. Un gruppo italiano, e vi porto poi il link sotto per chi vuole approfondire, ha invece, diciamo, approfondito lo studio e ha visto come addirittura la deprivazione di finasteride dopo la sua assunzione vada ad alterare un equilibrio del microbiota intestinale, che consideriamo ormai un'estensione del nostro cervello. Noi dobbiamo vedere il corpo in maniera olistica e i muscoli non sono più un organo per muovere le ossa, ma è uno dei più grossi organi endocrino del nostro corpo, produce più di 300 citochine, quindi anche l'intestino sappiamo che ha un'attività che non è solamente collegata alla medievale credenza dell'assorbimento dei nutrimenti, ma assolutamente a un'attività endocrina, neuroendocrina, immunologica. Si è visto come la sospensione dell'utilizzo di finasteride porti a un'alterazione sull'equilibrio intestinale. Adesso non voglio usare termini eccessivamente tecnici, voglio dare dei messaggi molto concreti: la liberazione di alcune molecole come l'IL-1 e il TNF, scusatemi, l'interleuchina 1 e il TNF. L'interleuchina è una citochina proinfiammatoria che viene liberata da numerosi organi quando sono in uno stato diciamo, di stress e tendono a indurre uno stato di infiammazione cronica. Si è visto che questo assetto che si viene a creare con la produzione di TNF e interleuchina 1 può andare a destabilizzare l'equilibrio a livello di ormoni presenti a livello cerebrale, di neurosteroidi, con una riduzione di allopregnanolone. Questa molecola, che deriva poi biochimicamente da un passaggio, da una modificazione del 17 idrossiprogesterone, è molto importante, specialmente in quelli che sono la regolazione delle comunicazioni intercellulari a livello cerebrale. Ecco, sembra che quindi diciamo così, esposizione, poi parliamo con di cavia, di una terapia di supplementazione con l'allopregnanolone possa riportare un equilibrio neurochimico che potrebbe quindi ripercuotersi nell'uomo con un miglioramento della sindrome post-finasteride. Quindi gli studi vanno avanti in questo senso, si apre una finestra terapeutica per il ragazzo, per il paziente affetto da sindrome post-finasteride, che chiaramente fino a poco fa viene solamente etichettato come psicologico, psicogeno. In effetti ci sono, ecco, iniziamo a vedere delle cause anche ormonali, neuroormonali, che possono giustificare tutto ciò. Quindi ecco, non voglio illudere che le terapie siano immediatamente a portata di mano, iniziamo però a pensare che la sostituzione, l'introduzione di molecole come ad esempio il pregnenolone, che è un precursore di progesterone, 17-idrossiprogesterone, quindi alloprignanolone, potrebbe in parte dare dei benefici.
Io ho iniziato a utilizzarlo in alcune persone fin quando, fino a qualche mese fa, la legislazione italiana ha bloccato la prescrizione e l'utilizzo del pregnenolone in Italia, per cui il medico italiano in questo momento non può prescrivere molecola, un ormone bioidentico che insomma è stato usato per decenni ed è liberamente prescrivibile negli altri stati. Però su questo, essendo un video pubblico, non mi permetto di contrastare le linee guida dello Stato di cui ho la nazionalità. Prendiamo atto e mi auguro che sicuramente, se verrà confermata l'utilità di questa terapia, ci siano anche delle revisioni a livello legislativo. Il pregnenolone, che non è allopregnanolone, il pregnenolone spesso, ad esempio, è molto utile nel trattamento di patologie neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson ed è molto utile nella verbalizzazione e nella memorizzazione. Ma, ahimè, non possiamo più né prescriverlo né utilizzarlo chi abita in Italia. Bene, con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.